Questa Juve è calcio allo stato puro. È finita 3-0, regà. 3-0. 1, 2, 3. Mamma mia. Mbangula. Timo. Cambiaso, veramente. Ma veramente contento di questa prima vittoria ed anche il come è venuta. Comunque, regà, intanto, buonasera, come state? Spero bene, io sto veramente benissimo perché sono emozionatissimo e contentissimo di questa prima vittoria. Comunque, prima che io inizi concretamente a dirvi la mia, sì, va, e grazie mille di cuore. Per chi lo farà, se volete supportarmi, lasciate un bel like, iscrivendovi al canale e attivando la campanella. E qui sotto, in descrizione, vi lascio i link dei miei altri social e commentate, 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 commentate. Sono contento, regà. Sono veramente, veramente contento perché mancava, anzi ci mancavano i Juventini, ai veri Juventini, a non sostenitori del nostro ex allenatore, ma con tutto rispetto, quello è il passato. Ma comunque le ultime 3 stagioni sono state un disastro e finalmente siamo tornati ad essere contenti, a vedere calcio, a vedere la nostra squadra del cuore scendere in campo con un'idea, con un'idea, veramente, con un'identità di gioco. Ed è questo che è stato il bello di questa prima, anche se l'abbiamo giocata contro il Como. Ma comunque, questa è stata una bella Juventus da vedere. È stata una bella Juventus, con l'esordio da parte di Gregorio, che è stato uno spettatore aggiunto. Uno spettatore, non ha fatto niente di Gregorio. Stato lì, nel chill, Cabal, Gatti, Bremer, fenomenali. Cabal un po' meno, ma comunque nello scorrere del tempo è migliorato. A centrocampo hanno dominato tutte e due, raga. I miei complimenti a Kefren e a Locatelli, in primis a Locatelli, perché sono stati tutti bravi. Sono stati tutti bravi. Ma comunque, immaginatevi una cosa. Che se dovessero arrivare Nico Gonzalez e Cop Meiners, mamma mia, mamma mia, mamma mia, cosa potremmo assistere lì avanti, a che Juventus potremmo assistere vista la Juventus di questa sua prima partita stagionale, perché con tutto rispetto anche Timo ha fatto una grandissima partita. Kenan, cioè, pure con la 10 sulla schiena, mi è bastato un quarto d'ora all'inizio, ha scaldato i motori, poi niente. Per fermarlo facevano fallo, veramente. Per fermarlo facevano fallo. Finalmente una squadra che gioca. Sapete voi l'emozione che appena finita, quando è finita la partita, cioè, proprio l'emozione vera dentro il mio corpo, l'emozione vera, poi finalmente gli ultras, i cori allo stadio, lo stadio pieno, l'amore da parte dei tifosi allo stadio, poi parlando pure sempre dei giocatori, Vlahovic che ci ha messo di tutto di più, è stato solo sfortunato, raga, non c'è tanto da dire. Poi nell'ultimo ovviamente ha sbagliato perché parere mio se avesse segnato, anzi ha segnato e siamo stati fregati con un fuorigioco inventato. Che regole de schifose. Le regole in Serie A sono veramente, ma veramente schifose. Schifose. Poi i cambi sono stati buoni. Douglas, Fagioli, sono stati veramente buoni. Questa è un'ottima formazione, ma serve maggior qualità agli avanti, cioè serve maggior qualità, intendo ci serve un esterno, ci serve Nico Gonzalez, Ekop Meiners, Ildiz e grandissimo Dusan Vlahovic. Poi a centrocampo Kefren assieme a Douglas, o Kefren assieme a Locatelli o Fagioli, Locatelli, no, Fagioli Locatelli, no, non ce l'ho, o Kefren. Ok, fermo Douglas Luiz assieme a Locatelli e Fagioli. Abbiamo pure centrocampo con qualità. Abbiamo anche pure dei centrocampisti veramente forti. Ma adesso, per dirla per bene e per dirla veramente, dobbiamo aspettare che arrivi il grandissimo Cop Meiners. Se io
Non ci credo, cioè, non ci credo. Cioè, dentro di me potrei dire che, cioè, abbiamo giocato veramente tanto, troppi gol dopo il primo. Poi la cosa più bella che mi ha emozionato è che dopo aver segnato i due gol abbiamo continuato ad attaccare. Cioè, abbiamo continuato. Ma lo sapete cosa vuol dire dopo 3 stagioni? Dopo 3 stagioni che abbiamo vissuto le scorse, la Juventus che ha segnato e ha continuato ad attaccare. Ma vabbè, veramente, ma vabbè. Poi, come dicevo, dall'altra parte, perché pure nei bellissimi appuntini, perché quando siamo partiti mi prendo qualche cosina, poi c'è il Di Gregorio che non so come si è permesso ad entrare in campo senza biglietto. Tutto ciò è stato bello, tutto ciò, speriamo che sia la prima di tante, speriamo che sia la prima di tante perché siamo veramente una squadra forte, siamo veramente forti, forti, forti. La cosa più bella che emoziona noi tifosi è che stiamo puntando a prendere Nico Gonzalez e Koop Meiners, e se accade, se dovesse succedere, e poi per concludere che ci sarà, o anzi un video a parte, o non so, appena conclusa la partita, magicamente, sapete cosa è successo? Percalulu è nostro, Percalulu è della Juventus, volevo lasciarla alla fine del video. Percalulu è nostro, raga. Chissà, forse ha visto la partita e ha detto: sì, è la Juventus, sì, ci sono, vengo, arrivo, mamma mia. Anche lui, posso dire che non sono dispiaciuto per l'arrivo di Calulu, assolutamente. Percalulu, Percalulu, Percalulu. Percalullullu, 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 percalullullu. Vi mando un saluto, un grandissimo abbraccio. Chissà, non lo so, devo vedere se ci vediamo domani con le pagelle. Con un giorno dopo. Se non sarà domani, sarà per la prossima partita. Non c'è assolutamente nessun problema, perché bisogna essere questa stagione. Primis voglio essere carico come non mai qui su YouTube a postare i contenuti e a chiacchierare insieme a voi. Perché sto carico, io sto carico a palla. Per sostenere la mia grandissima Juventus. La nostra grandissima Juventus. Dovremo sostenerla nel miglior modo possibile. Regà, un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio. Sempre, ma per sempre, fino alla fine, e ovunque. Forza Juve, forza Juventus. Commentate, regà, commentate, aspetto la vostra qui sotto nei commenti. E statemi bene, se vediamo al prossimo video.